sono professionista dal 1996, quando ho cominciato la mia carriera di cuoco sempre qui a Verona, all'antica Pesa di Fabio Tacchella, e poi mi sono trasferito nelle cucine d'Italia e in giro per il mondo per gli altri 20 anni. Sono Marcantonio Sagramoso, sono nato nel 1972, quindi ho 50 anni e gestisco il ristorante di Cedrara. Tornati poi a casa, avevamo questa bellissima struttura in cui adesso ho il ristorante, che erano le vecchie serre di Villa Sagramoso Perez Pompei, dove un po' per scommessa, un po' per gioco e un po' non avendo testa a sufficienza a 30 anni, avevo deciso di aprire questo ristorante, scommettendo tutto quello che sapevo e quello che avevo in questa attività. Io faccio una cucina totale, non quello che mi riguarda la territorialità eccetera eccetera, sono interessato fino a un certo punto, nel senso che sì, rispetto molto il territorio, amo fare i piatti del mio territorio, ma amo anche poter giocare col cibo, tra virgolette giocare, perché poi è una scienza, perché tutta non ci sono segreti in cucina, ma è solo fisica e chimica, come ci insegnava l'Artusi. Quindi io mi ispiro un po' ai cuochi dell'epoca, sono nato anche in un luogo che ha 400 anni di vita e non me la sento di fare una cucina minimalista. Quindi la mia è sempre una cucina molto ricca e non solo di sapori e profumi, ma anche ricca di colori. I piatti sono abbastanza abbondanti, non troppo minuti. E quindi quella che è la mia esperienza l'ho travasata all'interno di questo locale e cerco di adottare un filone unico seguendo anche quello che è la classicità del luogo, quindi una cucina che è classica e poco rivisitata. Questo ristorante ha fatto delle scelte come ha fatto Mercedes, questo ristorante è immerso in un parco secolare, quindi nel verde, e Mercedes vedo che con la sua classe B plug-in hybrid ti consente di percorrere 70 km senza l'uso del motore termico, quindi nel rispetto assoluto anche di zone come queste, e non solo per la città. La scelta poi di Mercedes, la classicità, la finitura degli interni, rievoca un po' quelli che sono le scelte della gestione di questo ristorante, cioè le mie in sostanza e quelle di mia moglie, dove la classicità la fa da padrona. Quindi un grande filone, una grande similitudine nelle scelte di queste due realtà. Naturalmente Mercedes è riconosciuta a livello mondiale, è anche quella colei che ha costruito la prima automobile nella storia appunto dei veicoli. E quindi molto vicino a quelle che sono le nostre scelte. E quindi un applauso a Mercedes e un applauso alle Cedrara.